dell'amministrazione comunale in questo percorso di avvicinamento al mondo dello sport per i tanti giovani che ne hanno bisogno. Grazie a tutti. Ringraziamo l'assessore allo sport, che lo sport non lo conosce ma l'ha pure praticato da calciatore, e a me ho avuto la fortuna di vederlo, o sfortuna, vabbè, questo però ne parleremo in un'altra sede. Incominciamo ora con le premiazioni. Per la passione e l'impegno che ha dedicato a questo sport nel corso della stagione agonistica, in cui si è contraddistinta riuscendo ad ottenere ottimi risultati nelle varie manifestazioni sportive, sia in Italia che all'estero, classificandosi come segue. Dicembre 2013, prima classificata al campionato regionale lombardo. Gennaio 2014, terza classificata alla gara di Trento. Febbraio 2014, terza classificata alla gara di Como. Marzo 2014, prima classificata alla gara di Piamborno. Marzo 2014, prima classificata a Natters in Svizzera. Marzo 2014, prima classificata a Castelfranco Emilia. Aprile 2014, seconda classificata a Paullo. Maggio 2014, prima classificata a Mede. Giugno 2014, seconda classificata alla Coppa di Lombardia di Ciserano, provincia di Bergamo. Stiamo parlando di Alice Giannuzzi della società sportiva Judo Club Canotani. Premia Alice il coordinatore della consulta dello sport Stefano Surdo. Ritira il riconoscimento l'atleta Alice Giannuzzi. Un altro applauso, è emozionata Alice. Per aver conseguito ottimi risultati nei campionati regionali e nazionali del 2014 di Pavia e di Montecatini Terme, ottenendo nelle diverse categorie medaglie d'oro, d'argento e di bronzo. Gli atleti della squadra sono Paolo Bossi, Martina Spini, Francesco Spadavecchia, Riccardo Giordano, Andrea Calzolaio, Marco Zacchetti, Tommaso Canevari, Giulia Ferri, Edoardo Bussetti, Lorenzo Zetti, Rebecca Sabella, Giulio Monitillo, Chiara Spadavecchia,